ringrazio il pubblico prima di tutto perché mi omaggia della sua presenza. La mostra è nata già con una volontà di essere presente sul territorio attraverso quelle esperienze che da bambini si compiono e si ricordano. E questo è ciò che è accaduto per me. Mi sono ricordato delle esperienze compiute sul territorio volterrano proprio pensando alle cose che mi sono accadute dai parenti, agli amici, dalla caccia, eccetera. Tutte queste cose sono diventate esperienze fondamentali nella mia vicenda, autobiografiche. Qui siamo nello spazio dell'ex pretura a Pomarance e siamo all'interno di un intervento molto molto interessante dell'artista Karl Boehmer, austriaco, per cui sottolinea anche l'aspetto internazionale della manifestazione. E il titolo è Studiolo Atelier, ma in realtà non è l'atelier, ma l'idea dell'atelier e l'idea dell'opera prima della realizzazione dell'opera stessa che lui ha cercato di concretizzare sui piani fisici spaziali. Qui siamo nella piazza speculare a quella dell'ex pretura, sempre nella parte perimetrale del centro storico di Pomarance. Siamo davanti all'intervento forse fra i più site specific di Simona Lotti, che si è ispirata a delle semicirconferenze che ha trovato in stanze abbandonate del centro storico di Casa Bicocchi, mi sembra, e ha fatto un lavoro sulla riflessione del paesaggio. Infatti c'è uno specchio, la riflessione e la circolarità, e quindi sul dialogo attraverso la rifrazione e la riflessione fra i diversi spazi della campagna e dell'urbano che si interfacciano. Ci troviamo all'interno del Teatro dell'Ardel, era un vero e proprio gioiello completamente restaurato e per l'occasione arricchito dalla presenza dei Santini del Prete. Spieghiamo chi sono. Sì, allora i Santini del Prete sono una singolare diade di arte contemporanea. Si definiscono non artisti e promotori della non arte, quindi si definiscono con un'antitesi, con una negazione. In realtà le loro performance e installazioni sono molto sottili e molto profonde sulla rottura delle identità di ruoli imposti dalla società, in questo caso dai loro lavori originari, che erano due ferroviari, uno ancora lavora, l'altro è in pensione, e quindi accentuando, duplicando, reiterando questo ruolo ne creano un po' come nella pop art lo scatto artistico. Dalle scuderie saliamo ai piani superiori del Palazzo Bicocchi, come abbiamo detto è uno storico palazzo pomarancino, forse il più ricco di storia. Sì, ottocentesco, legato alla ricca storia della geotermia della cittadina, e qui si apre un'installazione di forte suggestione dell'autore Mattia Mura, che qui ce la descriverà, e che è una sperimentazione interattiva attraverso la finzione del linguaggio cinematografico. Bene Mattia, ricordiamo che la tua installazione è accolta all'interno di quella che fu la sala da pranzo di questa nobile famiglia. Sì, sì, una famiglia ottocentesca, molto ricca, alto borghese. L'installazione si chiama Kinesbanon, che vuol dire, deriva dal greco, il greco antico, kinema, movimento o cinema comunque, e eisbaino, un verbo che significa entrare dentro appunto. Perché si può, vedete il telo, praticamente si può superare la proiezione e entrare dentro a quella che è questa immagine di questa cena suggestiva, dove uno si trova in un ambiente alterato rispetto a quella che è l'immagine che noi vediamo, che rappresenta un po' quello che era una situazione del tempo, insomma. Ursula Fetter, Marlene Moon, e poi ci ha raggiunto ancora una volta Rebecca Fischer, insieme a lei anche Elena Capone, e abbiamo unito gli ideatori, i propulsori di questa manifestazione per il gran finale del nostro lunghissimo servizio, che ci ha impegnato per un intero pomeriggio e non finisce qui, perché poi appena calerà la notte su Monte Gemoli avremo la conclusione con
con Enrica Lucarelli, un trio di jazz, e in più, in anteprima assoluta, il video della ultima performance di Sven Saxhalber, che avete già visto su con un altro lavoro del 2011, e lui presenterà anche stasera in piano. Però ci sono da finire di presentare ancora due opere, una di Simona Lotti, una l'ha già presentata. Simona Lotti, lì ha un altro lavoro sui cerchi, questi famosi cerchi qui che si sono trovati a Pomarance. In questa occasione personalizzato con questo arcobaleno, le colori, sì, del spettro. Mentre alle spalle dell'opera di Simona troviamo un'installazione neon di Notpurga Karl, che è presente anche nel vicolo, con un nodo, e lei collega questi tre artisti, questi due artisti, Simona Lotti e Karl Böhm, con il suo lavoro che traversa qui la piazza. Un bel lavoro di sinergia. Benissimo, a questo punto non ci rimane che salutarvi, darvi l'arrivederci fra due anni, perché la manifestazione è biennale, ma prima cogliamo l'occasione, Ursula, per invitare ancora i nostri telespettatori a venire a visitare questa manifestazione, ricordandone il giorno di chiusura. Sì, giorno di chiusura è il 14 luglio, fino a quel giorno lì si chiude con i Quattro Nuovo, un gruppo di musica world famosissimo e conosciuto anche qui in Toscana, il 14 alle ore 21, e vari eventi sempre venerdì sera, sabato sera in piazza a Montegemoli, anche lì da Mattia Mura in Casa Bicocchi, e a Pomarance, qui siamo sempre a Pomarance venerdì sera, e l'apertura della manifestazione da mercoledì a domenica dalle 4 alle 8, 16:20 tutti i giorni da mercoledì a domenica.